Ciao ragazzi, bentornati alla nostra carriera con i New York Red Bulls, ultimo episodio della nostra carriera in MLS. Siamo arrivati a ottobre, andiamo a vedere subito il calendario perché avremo una partita con i New York City, derby, ultimo derby forse della stagione, dico forse perché magari li becchiamo nella fase eliminazione diretta per vincere la MLS. Poi abbiamo le amichevoli internazionali con il Canada e sarebbe interessante giocare un amichevole con gli USA per sfidare i nostri giocatori mentre alleniamo il Canada. Poi a novembre ancora altre due amichevoli che però simuleremo. Siamo in attesa di capire quale sarà il primo avversario per la corsa alla vittoria della MLS. Prima però abbiamo una gara con i New York City che direi che possiamo simulare perché oramai non ha più nessun effetto sulla classifica. Speriamo di non perderlo e vinciamo 3-0 con i gol di Davis, Bale e Cavani, per cui almeno anche se non siamo scesi in campo abbiamo la soddisfazione di aver vinto il derby. Adesso vediamo la classifica. Siamo arrivati primi nella Eastern Conference con 74 punti più 9 dal DC United. Direi una straordinaria stagione. Ok, amichevole internazionale. Abbiamo detto ragazzi che l'amichevole internazionale la vogliamo giocare. Perché? Innanzitutto perché abbiamo Cavallini sulla nostra maglietta. Dietro abbiamo il David di Michelangelo, esagono perfetto, disegnato a mano da Orafi. Abbiamo anche Larin in panchina, che non so se mettere o no, però altrimenti la squadra diventerebbe troppo offensiva, quindi io resterei così. Vedendo il modulo, possiamo dire di aver ricreato anche graficamente la foglia d'acero canadese che ha nel suo Perché? Cazzo! Ogni volta ti infalli! Che ha al suo interno questi colori sgargianti autunnali, visto il periodo, con Cavallini, David, Davis, Oilé, pronti ad andare a cadere sul manto erboso come foglie autunnali, e qua citiamo anche Ungaretti, andremo a sfidare in amichevole gli USA, United States of America, dove avremo la difesa che è dei New York Red Bulls. Altri giocatori interessanti, molto bella la maglia, chissà se ci sarà anche il sergente di ferro, vedremo. Per cui andiamo nei BC Place Stadium per questa amichevole internazionale di cui non frega una minchia nessuno, però andiamo almeno a provare il Canada e speriamo di divertirci. Siamo in campo, bello lo stadio dei Vancouver. Questo è lo stadio del Vancouver, che non è un insulto, ma è una città. E intanto vediamo il volto dipinto dagli angeli del capitano del Canada, e poi solo teste tagliate perché è 10, 30 centimetri più basso degli altri. Sentiamo l'inno. Che squadra di scappati di casa. Tutte ragazze per il David, sono molto contento. Eccoci qua, c'è Weston McKennie. Ah, c'è Fabian Johnson! È l'occasione per falciarlo e infortunarlo. Guarda che segna subito. Gol! Weston McKennie, subito. Gol di Weston McKennie. Vabbè, è un amichevole, ragazzi, però chiaramente scotch. La difesa, ragazzi, 2-0. La difesa del Canada è improponibile. È come non avere difesa. È come non avere difesa. Alfonsone. Oilé, il cross chiusi ancora. Stiamo iniziando a giocare però, ragazzi. Cavallini, il tiro para Steffen. Il tiro para Steffen. No, il David. Attenzione. Si è fatto male Cavallini. Si è fatto male Cavallini. Si è fatto male il cavallo pazzo. E Alfonso piuttosto la dà a Caglie. Larin. Larin, il tiro, rete, dai, 2-1. Segna Larin, era destino proprio, perché se togli Cavallini e metti Larin, deve segnare Larin per forza. Il David. Il tiro, parla fuori di Larin. Ma chi è? Da dove viene? Da dove viene? Chi è? Come fai a bruciare un passaggio così del David? Comunque, sto modulo spacca, eh. Forse gioco tutto il mondiale. Sto scherzando. Caglie. Il tiro! Miracolo di Steffen sul David di Michael. E vabbè, allora niente. Ah, corri, corri a prendere sta pallina. Bello, 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 bello! Due pari! Larin!
Ragazzi, ho visto il 91esimo, ho detto manca un minuto. La sparo sulla fascia e provo. Madonna, ragazzi! Che grande! Due pari! Bravo, mi ricorda molto Joel Hinton, eh? Però mi manca il David, doveva segnare il David. Fischio finale, pareggio. Allora, intanto semifinali di conference arrivano scritte, ma non sappiamo ancora contro chi. Adesso guardiamo. Siamo contro i Columbus Crew. Attenzione, un avversario che in questi due anni ci ha messo sempre molto in difficoltà. Una squadra tosta, ma che senza Zardes potrebbe essere affrontabile e battibile. Mi spiace tantissimo che i Toronto abbiano battuto i New York City, che quindi non affronteremo in queste semifinali. Avremo invece Toronto, Atlanta United, LAFC, Sporting Kansas City e Portland Timbers contro Whitecaps. Va bene, va bene. Possiamo mettere allora, se voi mi dite Zardes titolare, possiamo però allora ipotizzare un Cavani nel secondo tempo per spaccare la partita. I sostituti sono quelli giusti. Andrei subito a giocare coi Columbus perché se usciamo è finita la stagione. Quindi dobbiamo perlomeno superare questa fase e sarebbe carino superare la prossima. Poi in finale vedremo, insomma non posso pretendere di vincere tutte le finali quest'anno, anche se ovviamente ce lo auguriamo. Red Bull Arena in New Jersey, andiamo davanti al nostro pubblico e iniziamo questa fase conclusiva della nostra carriera in MLS, che è stata una scommessa che secondo me abbiamo comunque vinto, perché sono venuti fuori due belli anni di carriera, soprattutto il primo, ma anche questo, insomma due belli anni da seguire, e adesso sarebbe carino concluderlo nel migliore dei modi. Benvenuti nella nostra casa, la Red Bull Arena, qua in New Jersey, dove il trambusto del traffico di Manhattan si dirada ed esce una tranquillità dove poter vivere, dove potersi allenare, dove poter affrontare le sfide calcistiche che ci attenderanno. Siamo contro i Columbus Crew e speriamo di iniziare bene questa fase di eliminazione diretta dopo aver già saltato il turno 1 per essere arrivati primi. Adesso si parla di Harrison Affle che sta per mollare il calcio. A noi di questo non ce ne frega una minchia, perché stiamo aspettando di poter iniziare questa partita e di provare a mettere in difficoltà il Columbus Crew. L'eleganza che ci contraddistingue in panchina. E allora Emrata, Zardes, bello questo tocco per Emrata, poi Davis, proviamo il destro, palo! Palo di Davis, se lo meritava il gol Davis, che bello questo destro a giro, prende il palo, non fa passare nulla, anzi ruba palla, attenzione, Davis dentro, Emrata, non sarebbe un mistero se segnasse anche oggi, ma viene fermato il gioco. E allora adesso approfittiamone per andare con Emrata, Emrata, allora tira tu, palla fuori, migliora la precisione tiro, No, devono proprio. Gol. 0-1, questa volta è tutto vero. Segna Botaca, 1-0 per i Columbus. Ve l'ho detto ragazzi, sono una squadra davvero tosta da affrontare loro. Ci hanno sempre messo molto in difficoltà e ci riescono anche oggi. Zardes, il tiro, uno pari, subito, grande intuizione di Bale che trova Zardes, e gol dell'ex, lo sapevamo ragazzi, ce lo siamo studiato così e ha fatto anche l'effetto che volevamo. Gol dell'ex, guardate Bale, pesca benissimo Zardes che poi la stoppa sul destro, bello, bello questo è un bel destro di piatto a giro, guardate. Bello, molto bello, precisissimo il gol di Zardes. Ora attenzione, Bale terzino è una buona idea, ma non destro. A destra vogliamo Cannonball. Emrata, no! 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 Gol subito. Vabbè ragazzi, dovevano però, posso dirlo che dovevano? Qua dovevano. Va bene, scusa. Bale. Alexis, miracolo di Rome. Partita completamente bloccata, rivediamo qua. Calcio d'angolo. Uno a tre. Dovevano. Finita la MLS. Bale.
Bale. Bale, palo. No, ragazzi, posso dire una cosa, va bene così. Va bene così. 1-3, passa anche Columbus Crew. Eliminati dalla MLS, a sorpresa ovviamente. Non ci aspettavamo di fare un episodio così, e invece è la fine. Eliminati subito in MLS dai Columbus Crew, a questo punto speriamo vincano, perché è una squadra che ci ha sempre fatto malissimo e non ho mai capito perché, tra l'altro. Poi alla fine la cosa un po' così, diciamo, che fa rosicare è che uno compra Alexis Sanchez, Bale e Cavani, e poi alla fine Bale ti fa palo e invece Botaca ti fa una doppietta così, come se niente fosse. E allora pazienza, ragazzi, doveva andare così, cosa devo dire? Ma vedete, ragazzi, questa è un'idea che è malsana, è un'idea di una persona che è visibilmente provata da questo anno. Ma se noi andiamo su Vedi Incarichi e andiamo nei Columbus Crew e proviamo a vincere dai Columbus Crew, raga, è geniale. E lui ha già vinto l'MLS. Ha vinto i Portland, è inutile che stiamo qua a ridere, è già finita. Allora facciamo così, ragazzi. Chiudo qua la carriera in MLS e ci facciamo i best moments. A posto, spento, ho spento FIFA. La finale con il Wolverhampton di Europa League. Gasatissimo. Amavo così tanto sta carriera che... E siamo arrivati in finale. E se ci siamo, ma senti quanto sono gasato. È perché giochiamo col cuore e perché vogliamo trasmettere... Col cuore. Il tiro. No! Char, il tiro subito in vantaggio. Gli avversari 1-0. Spazzare con la difesa. Dovevano. Deu. Jojo dentro. Jonathan David, uno pari, il David di Michelangelo, zittisce. Fermi, dirò. Zittisce i tifosi del Wolverhampton, non è da lui comportarsi così, ma è stato criticato e ha saltato tutto il tempo, già ancora nel pre-partita già lo fischiavano, e ha zittito i tifosi del Wolverhampton con questo tacco di Joe Linton e gol di sinistro di Jonathan David. La storia di che bello squadra, la storia di questi due anni di carriera. Joe Linton, ti ho visto ancora. Jonathan David, il tiro 1-2. Jonathan David doppietta, il David Michelangelo. Stanno giocando divinamente questi due attaccanti. Un gol straordinario, che bella sta carriera. Uno dietro l'altro. La migliore coppia che ho mai avuto in nessuna mia carriera. Insostituibile. Imbattibile questa coppia d'attacco. Mi trovo da Dio nessuna... con loro. Mi trovo bene. Mi trovo divinamente. Il tiro di Almiron, attenzione. Ancora Almiron. Può fare tutto lui. Almiron! Bello! Che magnifico, para Rui Patricio. In ginocchio mi sono... Anchino di fronte a... il talento mostruoso. Abbiamo impazzito per Jonathan David. Incredibile, ragazzi. Impazzito. Jonathan David incoronato. Il giocatore più prezioso che potesse trovare in una carriera. Ha fatto una doppietta in finale dopo un primo tempo di sofferenza assurda. L'hai visto, ecco. L'hai visto anche tu. Para Milinkovic Savic, grande partita della Spalla. Para Milinkovic Savic, vacuna, miracolo di Milinkovic Savic. No, cos'è sta roba? Vacuna ultimo uomo. Vacuna ultimo uomo. Si è rotto Romagnoli. Ragazzi, lo stress, ecco, di fine stagione sta facendo brutti scherzi. Lo stress di prima fine stagione. Rottura, prima Love, Bacuna. Marchiato. Ma qua c'è lo schema, eh. Attenzione, calcio d'angolo. Teo, Nübel, senza Nübellata. Une Nübellata. Schema. Schema. Schema perfetto. Timo. Destro, incredibile. Madonna, che gol. Contro le leggi della fisica, quello di Timo Werner. Che tira. Che gol. Non me lo ricordavo. E batte comunque il portiere. Rivediamo Timo Werner. Questo potrebbe essere che il gol. Che schema. Palla su. Punta delle aree. Schema. Timo Werner. È finita. Lui ha fatto due assist. Trun. Chiusa la partita. 4-0. Bacuna. Ha vinto scudetto, Donny. Il Bacuna. Tiro di Donny, rete! 1-0, Donny van de Beek! Il donnaiolo! Il donnaiolo! Il donnaiolo! Il dragone, ne salta uno.
Rodrigo 2-0. Il dragone. Donny van de Beek. Che gol ha fatto Donny van de Beek? Rivediamo, ragazzi. Donny van de Beek, finta, se la mette sul destro. Il destro del donnaiolo di Corte. Ma dov'è il sergente di ferro? Infallibile. Quello che fa lui col pallone verso la porta e quello che fa con il gentil sesso è incredibile. Palla su, intanto, Timo Werner. E allora arriva il sergente di ferro! Il sergente. E chi se no? Justin, il tiro di Justin para Kepa Arrizabalaga. Calcio d'angolo. E lo odiamo, dai, Kepa. Oh, shit. Questa è la quarantena. Non ci credo. Non è possibile. Calcio d'angolo. A uscire. E arriva anche il gol di testa di Jonathan David. Non è possibile. Segna anche il ragazzo. Non è vero. Di testa segna anche il ragazzo. 1-0 contro il Liverpool, contro i campioni d'Inghilterra. Meno 1 e 30 gol. Dai, ragazzi, sono contento che stiate tifando anche voi per Jonathan David. Anch'io ormai. Jonathan David! 30 gol in Premier League alla prima stagione. Si fa abbracciare da tutti, brividi. È una cannonata, impazzisce di gioia e fa bene. Questo è storico, raga. Nel Liverpool, quindi può venire a fare la superstar da noi. Ma ho pensato a una follia. E la follia si chiama Jonathan David. Jonathan David l'abbiamo conosciuto quando andavamo alla SPAL, perché l'ha comprato il Napoli. Tra l'altro un suo gol ci ha eliminati dalla Coppa Italia. È un giocatore canadese molto dinamico, molto veloce, con anche una buona finalizzazione, che può fare il COC o l'attaccante. Allora mi è venuto questa intuizione: si potrebbe comprare Jonathan David, usarlo come attaccante, ma metterlo che fa il falso 9. Quindi rientra, prende il pallone, collabora nella manovra, salta l'uomo, cosa che lui sa fare molto bene, e lì trova Joey Linton, che invece è la punta che sta davanti, ferma, che non rientra in difesa. E ho visto che si muove veramente da seconda punta, può fare il COC quando la squadra deve stare un pochino più dietro, ma può fare benissimo anche la punta. E quindi nel nostro modulo può essere perfetto, perché può trasformarsi agilmente in un 4-2-3-1 agilmente, grazie a Jonathan David, nel caso dovessimo contenere un po' di più il risultato. Quindi, in previsione di questa lunga stagione e visto anche il ruolo che ha il Newcastle all'interno della Premier League, in questo momento sono maggiormente portato a comprare Jonathan David, anche per una questione, secondo me, di originalità. In questo caso, cioè, non è che l'ho preso perché ha vinto un sondaggio, cioè, nel senso, 2 minuti di ragionamento che io avevo fatto su Jonathan David. È un inferno. Ok, cioè adesso mi butto l'acqua in faccia. Sto morendo di caldo. Vediamo. Dai, raga, è il futuro questo. No, ho sbagliato. Esco subito. Una durata 50. Ci aspettavamo un match più equilibrato. Sfide. Sfide di qua, sfide di su, sfide di giù, sfide a destra, sfide a sinistra, sfide anche in diagonale ogni tanto. Tum, tum, tum. Una vittoria sibilante. Vai. È forte questo. Rashica. E allora segna tu. Rashica, tripletta. È pazzo! Sfiduciati, abbiamo attraversato tutta l'America con un giorno di riposo. Siamo scesi dall'aereo ancora con i crampi alle gambe, ok? E con quei fastidiosi cuscini che ti fanno stare così per 12 ore, eh? Siamo scesi dall'aereo senza un momento di pausa, siamo arrivati in campo, abbiamo giocato con la formazione non titolare, abbiamo comunque tenuto il pareggio fino all'88esimo, sfiduciati li chiami tu. Sfiduciati, io ti chiamerei stronzo di merda. E poi deficiente. Attaccano in tantissimo, in quanti stanno attaccando, ragazzi? Ma che squadra è? Ma che squadra è? Ma scusa, ma guarda! Ma sono in 10 in attacco, ma che squadra è? Ma ragazzi, avete visto come salivano? Erano formiche. Fatto male, attenzione, si è fatto malissimo.
Si è fatto malissimo. Allora andiamo su Windex, che non potrò mai comprare perché si chiama vento al culo. Come faccio a comprare uno che si chiami dissocio? Ok, budget. Budget sistemato. Grazie. Vediamo il budget. Sistemandolo avremmo 90 milioni. Beh, però il francese era buono, eh. Oui, je parle français, monsieur. Ma scusatemi, ragazzi, ma dove lo trovate un uomo che vi parla anche in francese? Ormai nessuno sa parlare più francese. Vous voulez coucher avec moi? Grazie, ragazzi. È stato, a conclusione, diciamo, delle clip che abbiamo visto, è stato un percorso fantastico. Adesso ci faremo un'estate un po' più tranquilla e poi verso fine agosto riprenderemo il nostro solito ritmo. Vi voglio bene. Osto e stacco. Buona serata a tutti. Siete grandi. Ciao, ragazzi.